Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera. Ciao, Beppe. Ciao, ciao. Siamo tornati qua in via Lazio, dove eravamo già stati, credo, l'anno scorso, per constatare, abbiamo detto tante volte che non è successo niente, qui non ci hanno ascoltato. Qui non ci hanno ascoltato, perché forse qui l'intervento sarebbe un po' più consistente per ascoltarci. Lo so, però c'è un problema abbastanza importante, perché qui i marciapiedi sono a livello strada sottostrada, basta che piova un po' di più che allaga tutti i garage, allaga tutti questi fondi commerciali, e quindi è veramente un problema. Io penso che bisogna intervenire per salvaguardare un po' tutte queste case, perché qui con i fasciamenti continui della strada il livello della strada è più alto adesso del marciapiede, quindi l'acqua va dentro. Poi segnalano, non so se stai anche voi, detto una serie di furti continui sulle abitazioni. Qui non vedono mai una volante, non vedono mai una pattuglia di polizia municipale, non vedono mai assolutamente niente. E poi parlo anche, questa è una zona effettivamente vero, perché io ci passo anch'io spesso, è un problema per i parcheggi, perché non ci sono parcheggi assolutamente, sia qui, sia per Bologna, sia sulle altre strade, via Nardi ad esempio, che è una strada molto importante, ma appena passi, perché sono le macchine parcheggiate a destra e a sinistra, e non c'è assolutamente posto per parcheggiare. Quindi facevano anche l'ipotesi, so che storgi il naso, qui c'è il parchino di via Bologna, che dalla parte di dietro sembra che sia diventato meta di spaccio e di droga, e quindi eventualmente dicevano una maggiore illuminazione per vedere se era possibile evitare tutte queste problematiche, e magari, visto che da via Umbria c'è l'accesso dell'ex ala, che c'è stato messo un tornello, potrebbe essere benissimo l'ingresso per auto, di fare qualche posto macchina in modo tale da recuperare qualcosa lì. E quindi tu risolveresti questo problema del degrado con un parcheggio? Lo sapevo che lo dicevi. Io sono per i parchi, lo sai, non sono per i parcheggi, questo è evidente. Però se effettivamente il parco è grande, non viene utilizzato per niente, perché in una zona dietro la nuova costruzione che hanno fatto, come si può vedere, guarda qui, proprio retrostante, qua giù in fondo, e quindi è un luogo appartato. E se potessi mettere anche una fila di macchine, è vero che si sciupa un po' di verde, però di fatto si fa sì che il parco sia un po' più frequentato, e quindi di conseguenza ci sia gente che ci gira, e sai, quando c'è gente che gira è più difficile per coloro che delinquono poter fare i loro affari. Sì, tra l'altro sono quei famosi perché pare che non so se sono gli stessi, però questo modo di fare, i famosi ladri acrobati, cioè che si arrampicano. Sì, qui sono anche qui sono arrampicati dello stesso condominio. Sì, poi, sì. No? Addirittura l'hanno ripresi anche con una telecamera, mi hanno mandato adesso il filmato, sono tre giovani che effettivamente giocano in quel modo, non hanno difficoltà ad arrampicarsi su per le calate del... Faccela vedere questa filmata, dai. Per davvero? Ce lo fa vedere, il signor Marconi ce lo fa vedere. Tanto non si vede, tanto li oscureremo, perché bisogna anche oscurare i ladri, capito? C'è la privacy dei ladri. Le facce logicamente non si vedono. Si vede la corporatura, si vede tutto, però non si vede logicamente le facce. Neanche ci interessa. Ma questi però, scusa Beppe, questi si riferisce a Subbiano, questi l'ho visto anche. Sì, sì. Come anche? Sì, ma sono sempre gli stessi. E chi te l'ha detto? Ma che teorema devono scaricare? Ci caricano nel... vedi che sei, funziona? Vedi che sei, lavora, no? Ci caricano, sono arrivati nel compattatore. Così non potremmo dire che i rifiuti non vengono raccolti. Comunque, questi qui sono di Subbiano. Sì. È un filmato di che si cresce, che sono gli stessi di via Lazio, è una tua supposizione. All'incirca, ma come all'incirca? No, vabbè. Esatto, in macchina ci vuole poco andare di qua e di là. Ho capito, va bene. Sono acrobati, sono giovani, visto. Allora, sei visto come ha fatto presto? È andata bene. Ha portato via tutto. Ci è andata bene, che ci ha detto di scansarci. Sì, se no in un attimo saremmo stati... E così avremmo potuto vedere cosa c'è dentro i cassonetti, vedi, come un'esperienza dal vivo. Che dice, ma io se ti interessa tanto, a me non mi interessa. Comunque, a parte gli scherzi, quindi tre cose da fare in via Lazio. I marciapiedi. I marciapiedi, perché, ripeto, sono a livello strada e vengono allagati continuamente i fondi. Un po' più di sorveglianza, qualche passaggio della PM che qui ho della volante, per verificare, visto i furti che sono stati, e se fosse possibile verificare il parcheggio al posto del parco, o in una parte di parco, un pezzettino. Di parco, creare, ma se non altro, sì, si creano magari 10 posti di macchine, basta, però
si crea giro nel parco e quindi di conseguenza può darsi che si scoraggi anche loro i quali vogliono poi entrare nelle case, dai, oppure vendere altre cose. Ci vediamo domani. Ciao.